No, cioè, cavolo, qui vi è una partita di sofferenza portata a casa con grande orgoglio, sei d'accordo? Sì, sì, con grande orgoglio, siamo orgogliosi di questa vittoria e fieri del gruppo che siamo, perché oggi c'era bisogno di soffrire, abbiamo sofferto tutti insieme, da squadra vera, da gruppo, e cercheremo di continuare così partita dopo partita fino alla fine del campionato. Questa non era una partita propriamente facile, uno perché bisognava riprendere quota dopo Perugia, secondo perché un avversario come questo è sempre ostico in questo momento. Sì, sì, dovevamo riprendere il cammino dopo Perugia, ma ci eravamo già detti che la partita di Perugia ci aveva dato consapevolezza, ci aveva messo allo stesso livello di una squadra forte e competitiva, ma siamo contenti di aver ripreso. Oggi una vittoria importante e contro un avversario importante, perché hanno giocatori importanti di qualità che hanno fatto categorie superiori, quindi è una vittoria meritatissima e siamo contenti. Bisogna guardare avanti adesso con grande determinazione per questa volata finale. Sì, abbiamo queste 5 partite molto importanti adesso e sappiamo che tutte le partite sono tutte difficili da qui alla fine, quindi ci prepariamo bene durante la settimana e pensiamo adesso alla partita di Legnago. Premesso la forza del gruppo, il collettivo che è l'elemento di forza di questa squadra, però un complimento a Casiraghi per il 12° gol, sesto nelle ultime 7 partite, possiamo farglielo? Certo, Casiraghi si merita i complimenti di tutta la squadra, sta facendo un grande campionato, ci sta dando una grande mano sia in fase realizzativa che in fase di ripiego, ci aiuta tanto anche a difendere, quindi siamo contentissimi di avere un giocatore così forte in squadra. Tu sei contento della tua stagione? Sì, sono contento, diciamo che ho avuto un periodo non brillantissimo, sto cercando di riprendermi, mi alleno sempre al massimo per riprendermi, ma sono contentissimo di aver scelto questa piazza e cercherò di dare il mio massimo fino all'ultimo minuto di questa stagione. Grazie mille.